Amici amici trasformabili, bentornati a una nuova video recensione. Questo è lo Human Alliance Basic Thundered e il maggiore Tungsten della linea Dark of the Moon. Sigla. Ed ecco qua il nostro secondo Human Alliance Basic, che è Thundered, ed è l'unico che non ha la modalità alternativa di arma per delle figure più grandi. Però è comunque un triple changer. Il maggiore Tungsten, non sto a perderci troppo tempo, ha le stesse articolazioni di tutti gli altri, e buona. Allora, come robot è parecchio strano, a parte le proporzioni da nano da giardino, nel senso che braccia e gambe sono lunghe uguali, che sono lunghe meno del corpo più la testa, e dà proprio l'intenzione, cioè l'impressione di essere un nano. Ha questo fucile, che è un peg da 5 mm, quindi possiamo darlo a qualsiasi altra figura. Qualsiasi altra figura, e però non ha la rotazione del braccio e i pugni sono solo verso l'esterno, quindi le armi si possono appiccicare solo verso l'esterno. Un bel po' strano come cosa, dato che ha qui tra l'altro ha un'articolazione del gomito doppia. E questa si vede bene, è a raggiera, ma non c'è nessuna articolazione a scatto. Cose strane. Comunque sulle spalle abbiamo un ball joint, molto bello. Anche qui sulle anche. Anche sulle anche. Aha. E un'altra articolazione finta a scatti qui sul ginocchio. E la gamba ruota su un perno a fungo che si stacca abbastanza facilmente. La testa ruota di 360 gradi. E altra cosa strana, ci sono molti dettagli colorati su testa e petto, mentre il resto è lasciato un po' così. Però il retro della gamba ha questi dettagli dorati colorati, che servono per la terza modalità. Però non so, perché non colorare anche questa parte allora? Oh, bah, chi lo sa? Comunque, dietro la schiena ha un notevole zaino che, sì, diciamo che ostacola un bel po' la mobilità, per cui direi che come robot non è propriamente riuscito benissimo, anche se come scultura è veramente molto bello. Comunque, passiamo alla trasformazione in mezzo, ruotiamo la testa di 180 gradi, la solleviamo e la portiamo in avanti. L'arma si aggancia sopra questa torretta, che è ovviamente una torretta. Richiudiamo i pugni e portiamo le braccia in alto e le angoliamo un pochettino. Chiudiamo i piedi, ruotiamo le gambe e le angoliamo. Ruotiamo, portiamo in basso questa parte sotto, ruotiamo la torretta di 180 gradi, angoliamo un po' questa parte e da qui apriamo e ricaviamo un sedile. Ed ecco qui una sorta di veicolo ragno meccanico con parecchio, parecchio particolare, e devo dire che mi piace abbastanza come veicolo, con dei simil cingoli scolpiti su ognuna delle zampe, se vogliamo chiamarle zampe, e ovviamente l'omino
sedersi sul seggiolino e pilotare. L'unica pecca di questa modalità, oggi mi mangio le parole, è che le giunture qui di braccia e gambe non sono solidissime, per cui a ogni piccolo movimento tende a spanciare. Non è una cosa assolutamente che fa dire ah, che schifo questo modello, no, però è un difetto e c'è come difetto. Tra l'altro mi piace questo modello perché mi ricorda molto lo scrap metal che si vedeva nella linea Cybertron, se non erro. Sì, Cybertron. Molto carino comunque. E passiamo alla terza modalità, che è di nuovo un ibrido. Ah, scusate, prima di passare alla terza modalità posso dire che questa torretta si può muovere indipendentemente, però solo se tiriamo indietro la testa, altrimenti rimane fissa. E qui abbiamo due coppie di mitragliatrici che sono su un C-joint, una clip a C, e possono essere attaccate qui o anche qui. Comunque, passiamo alla terza modalità. E per farlo dobbiamo abbassare il bacino del robot, aprire comunque i piedi, in questo modo, abbassiamo il sedile, ruotiamo di 180 gradi la torretta, piazziamo il nostro bel pilota qua, allarghiamo le braccia ed estraiamo i pugni. Ed ecco qua una sorta di exosuit per il suo partner umano. Carino, molto carino come idea, ma ecco, un po' tutto il modello fa dire carino, ma puntini puntini. C'è sempre un qualcosa che fa storcere il naso. È una modalità abbastanza carina, abbastanza ben fatta, ma manca sempre quel qualcosa che ti fa dire ah, ok, il robot era un po' sacrificato, ma quell'altra modalità è un po' sacrificata perché c'è la terza modalità che è un po' sacrificata perché è comunque un robot. Per cui non c'è una modalità che ti fa dire oh, questa è fatta bene. Per cui, tirando le somme, questo modello non lo consiglio proprio a tutti. Diciamo che deve piacere. Se vi piace nella sua stranezza, potete benissimo prenderlo. Anche qui, come il precedente, spero che questi Human Alliance Basic non si siano alzati troppo di prezzo e riusciate a trovarli abbastanza comodamente, magari su eBay. Se i prezzi cominciano a essere troppo alti, cioè 60-70 euro, direi di lasciare tranquillamente perdere perché non vi state perdendo questo gran capolavoro, ecco. Bon, detto questo, direi di chiudere qui. Cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi, visitate autorobot.it e ci sentiamo alla prossima video recensione. Ciao ragazzi!